www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. We'll be right back.
qual è questo vestitino? Ecco, cosa rappresenta? Cosa c'è? Guarda! Signore, cosa rappresenta questo vestitino? Guarda, coniglietto. Coniglietto! Il coniglietto! Anche lei e oggi anche io mi trovo a fare festa sì. Nella sezione primavera per fare contenti i figli, siamo qua pure noi. Carnevale pure per i grandi, non solo per i piccoli. Come ti chiami? Desire. Mamma? Sì, una mamma. Ecco, già un figliuolo, una figliuola? Sì, un maschietto. Maschietto. Anche lei a fare festa? Cosa? Dico anche lei a fare festa? Sì, sì, facciamo festa. Nella sezione di primavera. Sì, sì. Anche lei, cosa rappresenta con questo abito? Roger Rabbit dovrei essere. E lui è Luca d'Olanda. Meglio di prendere il fattore del pavano. Guarda. Ehi, saluto, ciao ciao. Saluta. Avanti, saluta Castello Incantato. Allora, piccola iniziativa da parte dei genitori e delle insegnanti della primavera. Per divertirci, per festeggiare veramente il carnevale, i genitori hanno organizzato una piccola recita e così anche le insegnanti. E sono dei personaggi e delle maschere che ormai non esistono più, sono maschere tradizionali e quindi Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, sono delle maschere che è bello ricordare e non dimenticare perché fanno parte della tradizione italiana, però ormai i bambini chiaramente amano più delle maschere prese dalla televisione e dai cartoni animati. Allora tutti insieme abbiamo voluto appunto festeggiare il carnevale ricordando queste maschere. Prima di iniziare la recita col teatrino e poi burattini, che anche questa è una cosa carina e nuova, tra virgolette, e diamo la parola all'assessore, al preside, e facciamo un pochino di silenzio e facciamo un applauso intanto, va bene? Buongiorno a tutti.
tutti innanzitutto, io sarò molto molto breve anche perché i bambini poi si stancano, troppe chiacchiere, vogliamo l'allegria, vogliamo la festa, vero bambini? Io ringrazio il preside, ringrazio tutte le insegnanti e volevo riprendere proprio il discorso che ha fatto poco fa Carmelina, in quanto riprendere le tradizioni è importante e riprendere le tradizioni già nell'infanzia, già dall'infanzia è molto molto importante. Quindi ringrazio le maestre, ringrazio il preside per questa iniziativa e vi auguro buon carnevale bambini e buon carnevale anche a tutte le famiglie. Allora grazie, buongiorno a tutti, queste belle maschere oggi ravvivano e danno vitalità a questo carnevale che inizia col giovedì grasso. Lo sapete perché si chiama grasso? No, non lo sapete? Oggi vi faranno mangiare di più, per questo ingrasserete un pochino. Ma c'è il problema nuovo che voi volete fare ridere e sorridere i vostri genitori, i nonni, noi adulti che a volte appianziamo a tante cose e non riusciamo nemmeno più a stirare la nostra faccia con un bel sorriso. Il sorriso va bene a tutti, quindi voi sarete gli artefici oggi di dare un momento di serenità a tutti noi. E allora io applaudo a questa iniziativa che anche l'amministrazione ha voluto con la presenza garantire e valorizzare, la collaborazione tra i genitori e gli insegnanti e la scuola in genere è un tandem che funziona e lo vedremo ora dai fatti che ci porteranno in qualche modo a godere di un momento di serenità dimenticando quelle che sono le problematiche della vita. Allora buon carnevale, anche se in tante difficoltà, però che il carnevale possa per un momento lasciarci dimenticare i pensieri che a volte ci ammussano un po'. Quindi auguri e buon divertimento. Allora bimbi, silenzio perché chiaramente sennò non si sente. Possiamo spade, coriandoli eccetera eccetera, stiamo attenti. Prima di iniziare, Arlecchino è un servo che non vuole fare niente, non vuole lavorare. E quindi dobbiamo prepararci a questa maschera. Stiamo attenti perché sennò non sentiamo e non capiamo. Quando ci fanno delle domande, noi rispondiamo. Perché vogliono la nostra risposta. Va bene? Siamo pronti? Ci mettiamo tutti con le braccia conserte in silenzio? Bravo. Arlecchino, ah.
da Arlecchino finto sordo. Già che sordo, silenzio. Cosa? Devo andare in cucina! Ma che cucina è cucina? La medicina, ho detto! La medicina! Corri a prenderla in farmacia! Quale Lucia? Ma che dici, Lucia? Ma che sei? Diventato matto! Il gatto? Il gatto? Ora prenderò un bastone e ti farò guarire io! No, no, aiuto, aiuto, mamma mia, vado subito a farmacia! Sì. I due pigroni e sono Arlecchino e Pulcinella. Pulcinella sono a letto, fa molto freddo ed un colpo di vento spalanca la porta. Bambini, il vento spalanca la porta e intanto entra il dottore Balanzone. Barbacco, mai vista gente che dorme con la porta aperta, con questo freddo? Ma dove sono i padroni? Avete chiuso la porta? Io ho la polmonite e io ho l'appendicite.
posto. Ora prendo subito i ferri e in 4 e 48 vi faccio a pezzetti. No, mi ferri no, mi ferri no, aiuto, aiuto, aiuto. Bambini, i due quattrongelli saltano dal letto, zoom, e scappano a gambe levate. Un applauso! Ecco, chi sono le colleghe? Chi sono? Giusy Mulì e Giuseppina Ricotta. Ecco, allora Giusy Mulì e Giuseppina Ricotta e altri insegnanti ci sono che collaborano. Sì. Thank you.
felicità, di tanta allegria. Ci siamo voluti divertire, ci siamo divertiti tantissimo con il nostro Fiorentino. Adesso abbiamo fatto il Grigori che con grande impegno ed entusiasmo si sono impegnati in una bellissima scenetta. Cucinella e Vitello, fate un applauso. Pulcinella, Pulcinella, ai suoi ordini signora mia. Ascoltami bene, adesso sta per arrivare la mia amica Colombina e tu nel frattempo andrai in cucina a badare alla frittella sentendo che non brucino. Ma con piacere signora mia. Mi raccomando, eh? Sì, sì. Va, va, la mia amica sta qua. Buongiorno Colombina. Buongiorno Rosana, ma come sei bella, come sei splendida. Grazie, anche tu sei una regina. Grazie, ma non ci facciamo tanti scrupoli. Dai, andiamo sul balcone. Oh, guarda quante mascherine, che sono belle. Ma chi è? Che è successo? Pulcinella, dimmi che cosa hai fatto. Scoppato. Altro che? Altro che? Tu hai mangiato le frittelle? Va prima che ti bastoni! Un applauso, Pippi! Sì, siamo preparati! Ci siamo in giro, ci è finito l'onore! Brava Luca! E adesso a seguire la prossima scenetta, il recupero di affamati! Allestino e Pulcinella, che potevano essere bambini! Sempre fame? Tutte, vero, Pippi?
tutte belle queste maschere. E le vostre maschere come sono? Più belle ancora, bene. Allora, sentite, vorremmo fare, intanto prima un ringraziamento anche a chi ci sta seguendo, la stampa, e anche con la fotografia che abbiamo qui, professionisti che ci seguono. Soprattutto voglio ringraziare Castello Incantato tramite Carmelo Marco, sempre attento alle iniziative che si fanno a scuola. Ringrazio moltissimo le mamme, si sono messe in gioco, è bello mettersi in gioco. Tante volte noi facciamo, ecco, siamo ritrose a dover fare un passo avanti per metterci in gioco. Io apprezzo moltissimo questo vostro sforzo e soprattutto che siete riusciti abbastanza bene. Quindi credo che l'iniziativa possa avere anche un prosieguo in futuro per altre iniziative che coinvolgono anche i genitori. Bambini, adesso voi dovete fare un applauso a questo. Forza, vediamo. Piccoli, sì, vogliamo, sì, vedere chi era, no? Eccolo qua, uno e due. Allora, lo facciamo anche a loro un applauso? Possiamo loro dire che si impegnano a fare una legge per fine anno, anche con il teatrino? Sì. E insieme alle mamme? Allora, ci montiamo, noi restiamo in attesa, ma non con tormento, aspettando e vigilando che quello che ci promettono lo manterranno. Grazie ancora e buon divertimento. Thank you.
Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Ah? Ma chi l'ha portato il suo dolcino? Le mamme, i nonni, un po' tutti. Io ho fatto la mascherina, ecco, dico, le mamme sono state brave, però la mia domanda sorge spontanea. Ecco, le mamme si sono preparate a questo evento? Sì, però due giorni fa, non porcio di più. Ma ce l'hanno messa tutta proprio? Certo, sì, ce l'abbiamo messa tutta per non fare malafiglia. Ah, per non fare malafiglia. Però dico, veramente attrici. Grazie. Silvio, sono state brave le mamme. Sono state bravissime, sono contentissime. E allora, sono state brave le mamme nella recita? Molto brave. Come si chiama questa bambina? Io, Chiara. Come ti chiami? Quindi l'acqua viva, ecco, la bambina la porta qui alla sezione primavera qui a Mussomelli. www.castelloincantato.it. La notizia corre in rete.